Rinnovata al Cimitero Maggiore e al Cimitero Monumentale la memoria dei caduti e dei deportati ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel giorno in cui ricordiamo e celebriamo i caduti, coloro che hanno dedicato la loro vita per la nostra libertà, per la democrazia, per rendere possibile tutto quello che abbiamo, è necessaria una riflessione su come sia importante non ripetere gli errori. Oggi ai ragazzi abbiamo detto questo, ai ragazzi presenti alle cerimonie abbiamo detto questo: imparate, studiate, vedete la storia, cercate di comprendere gli errori che sono stati commessi, le cose buone, e non riproduciamo le medesime strade. Credo che questo sia un momento importante, e farlo in un luogo simbolico come questo è altrettanto importante. È importante ricordare i resistenti italiani e coloro che sono stati deportati nei lager nazisti, che hanno resistito nei lager nazisti, ma non soltanto per ricordare, ma perché è bene in questa fase in cui l'Europa è attraversata ancora da una deriva xenofoba, razzista e antisemita, tenere vivo il ricordo di allora e soprattutto rilanciare in questa società che sembra avere perso la memoria i valori per i quali i resistenti hanno lottato, e sono i valori della pace, della solidarietà, dell'accoglienza e dell'antifascismo.